Ed eccoci tornati in diretta con Crypto Focus, cripto e nuove frontiere, le ultime notizie sul mondo delle criptovalute e non solo, su tutti i progetti in essere della blockchain e sulle novità che riguardano anche l'approccio a questo settore. È una cosa fondamentale che noi sempre rimarchiamo in questo spazio del martedì, vi ricordo sempre tutte le settimane a partire dalle 11. E come sempre saluto subito Federico Izzi, associato subito alla homepage di Cryptonomist, dal quale attingeremo poi le notizie principali da cui partiremo, ma devo salutare anche Federico Tenga, Bitcoin Expert, co-founder di Chainside. Grazie, che torno a trovarci dopo un pochino di tempo. Non ricordo Federico quando sei stato il mio ospite l'ultima volta, perché ormai sei di casa anche tu. E poi saluto anche Raul Giuseli, che è vincitore del contest dedicato ai giovani giornalisti, di cui abbiamo parlato molto in queste ultime settimane, appunto promosso da Cryptonomist. Ecco il vincitore. Ciao Raul, benvenuto e complimenti naturalmente. Ciao, buongiorno, grazie mille. Buongiorno, poi riparleremo nuovamente del contest al quale so anche qualcuno di voi che ci segue ha partecipato e andremo anche a leggere l'articolo che è stato il più letto e quello che è stato appunto premiato e capiremo anche un po' di più di Raul, del giovane vincitore, soprattutto con il suo rapporto al mondo delle cripto e quindi giovani generazioni che si approcciano alle cripto e al mondo della blockchain. Allora, abbiamo tante cose di cui parlare in realtà oggi, quindi vado subito da Federico, subito da Cryptonomist per analizzare le news in primo piano, a partire proprio da quella che hai messo in evidenza tu e che ci riporta alla DeFi, nuovi record per il settore, un settore che effettivamente sta vivendo molto bene, ha uno stato di salute ottimale in questo momento, Federico. Sì, direi che non fa nemmeno più notizia in parte, voglio dire, perché comunque ogni giorno ci sono nuovi record riguardo i depositi, appunto sui token che vengono collateralizzati di questi progetti che stanno sempre più prendendo l'attenzione. Oggi addirittura si superano i 2 miliardi e 800 milioni, infatti Cryptonomist appunto ha intitolato proprio dando risalto a quello che sta accadendo su questo settore. E basta ricordare che solamente a febbraio scorso, per poi appunto rivedere proprio quei livelli nel giugno, stavamo parlando di blocchi in TQL, sarebbe il totale value blocked in dollari, poco sopra il miliardo, perciò stiamo a poco più di un mese triplicando quello che è l'attività proprio su queste piattaforme. Andremo poi più nel dettaglio, casomai più tardi. E poi, ecco, dato evidenza che mentre Bitcoin continua comunque a oscillare, addirittura negli ultimi 5 giorni il range si restringe a poco più di 300 dollari, e quello che si sta invece attirando l'attenzione sono le altcoin, che dopo i rialzi della scorsa settimana oggi stanno segnando dei movimenti verso il basso, però voglio dire senza intaccare quelle che sono le performance addirittura dell'ultimo mese. Quelle che si stanno evidenziando di più, diciamo, è Cardano, una blockchain alternativa a quella di Ethereum, e poi Chainlink, che comunque offre degli oracoli, e proprio appunto l'utilizzo degli oracoli che verrà sempre più richiesto proprio in virtù dell'esecuzione automatica degli smart contract, e questo sta appunto si collega poi con quanto riguarda il settore della DeFi. Certo, Federico, visto che hai detto ormai il tema dei record della DeFi non fa più notizia, non so, la frase, la parola del giorno potrebbe essere no news, no, perché di notizie in realtà ce ne sono. No, io ho visto anche in onore, insomma, che c'è Federico Tenga, direi il bello addormentato. Non per Federico, però Infatti stavo dicendo, comunque. detto così, insomma, Federico, stavo dicendo, mi sembri bello sveglio in realtà, no? Però me lo faccio spiegare da Federico Tenga perché è bello addormentato, vai, così entriamo, come immagino, nel primo argomento che riguarda proprio lui. Immagino che si riferisca al problema che Bitcoin che non sale come magari molti si aspettavano in seguito all'halving. Però Esatto. insomma, allora, il fatto che anche nello scorso anno halving comunque Bitcoin ci aveva messo un po' poi a riprendere un trend in salita, insomma, ci era voluto qualche mese, quindi in realtà non è neanche nulla di strano. E poi comunque insomma io, insomma, come avevo già detto anche insomma l'ultima volta che ero stato vostro ospite, non mi aspetto che l'Halving di per sé sia un evento che possa
avere un impatto sul prezzo elevato nel breve periodo. Insomma, è una cosa che comunque sì, sul lungo periodo, insomma, comunque fa il fatto che ci siano meno Bitcoin sul mercato ad essere venduti, ma penso che il fatto che le altre volte fosse salito dopo l'halving era dovuto anche ad altri fenomeni di mercato, perché comunque insomma parliamo di un mercato che soprattutto all'epoca era, insomma, era molto piccolo e molto facilmente, insomma, manipolabile o comunque soggetto a eventi, insomma, a notizie esterne. Quindi non Certo. penso che ci sia ragione di credere che per via dell'halving il prezzo sarebbe dovuto salire all'improvviso. Il prezzo è stabile, quindi insomma la stabilità, in realtà ci si lamenta sempre che Bitcoin è volatile, per una volta che è stabile, insomma, poi Ecco, ci si lamenta bravo. perché non sale abbastanza. Infatti ti stavo proprio chiedendo questo, forse noi ci eravamo proprio sentiti a ridosso dell'halving, insomma, del Sì. terzo halving, e non a caso appunto ci risentiamo anche oggi. Stavo proprio dicendo questo non movimento del Bitcoin, come lo sta recependo, insomma, la comunità. Perché poi parliamo sempre anche, no, ne avevamo parlato anche l'altra volta, di come invece il terzo halving era stato recepito. Quindi anche in questo caso tu dici non siamo mai contenti, forse. Eh no, certo, perché alla fine si dice che una Bitcoin per essere davvero moneta deve diventare unit of account, per diventare unit of account il prezzo deve essere stabile, quindi ora che il prezzo è stabile, insomma, sarebbe quasi un segno che Bitcoin è maturo. Poi il fatto che una volta che si dice che Bitcoin è maturo, allora il prezzo sale perché cresce l'hype, quindi insomma in realtà non ci si riesce mai davvero a stabilizzare più di tanto, comunque siamo ancora lontani. Però vabbè, in generale, insomma, un prezzo stabile mi sembra assurdo vederlo come una cosa negativa, certo, per chi è in Bitcoin solo pensando di fare i soldi nel breve termine è una cosa negativa, però per chi è in Bitcoin proprio perché vede dei vantaggi in Bitcoin rispetto alle alternative, insomma, il prezzo stabile è, anzi, insomma, cioè, non Certo. dico che sia più preferibile rispetto a un aumento di prezzo, però di certo non si può essere considerato come una cosa negativa. Certo, assolutamente, ancora c'è già una precisazione, insomma, di chi ci segue, seguiteci sulle nostre piattaforme, scriveteci perché al di là degli argomenti che noi proponiamo, vogliamo ampliare il raggio d'azione, e quindi benvengano tutte le vostre osservazioni. Una domanda per tutte e due, Federico, insomma, direi così. Marco scrive: nel 2016 il prezzo lateralizzò fino ad ottobre, giusto per seguire il discorso che stavi facendo tu, Federico Tenga, e poi ti fanno i complimenti per i tuoi primi ragionamenti. Insomma, Federico Tenga, poi torno da Izzi, magari cominciamo già a vedere il Bitcoin in senso più tecnico. Sì, sì, appunto, infatti sì, anche lo scorso halving, appunto, mi ricordo che sì, fino all'ottobre non era successo molto, quindi insomma potremmo aspettarci una cosa simile, però insomma, ma neanche non necessariamente, insomma, non mi stupirei se il prezzo rimanesse stabile anche più a lungo o se facesse cose totalmente diverse. Ok, Federico Izzi. Proprio a ridosso di maggio, quando stava avvenendo il terzo halving, ho fatto uno studio che prendeva come riferimento quelli che erano i due precedenti halving, 2012 e 2016, proprio per fare un confronto. Ora, a memoria ricordo che comunque nel 2016 ci fu anche un movimento che caratterizzò, in particolare proprio poco dopo il giorno dell'halving, e per poi esplodere addirittura andando oltre 6 mesi dopo. E il 2012, sì, anche lì ci fu un movimento abbastanza volatile, però il 2012, come diceva Federico, non lo prendo più molto come riferimento, ancora di più il 2016, stavamo parlando di volumi decisamente diversi da quelli odierni, da quelli di quest'ultimo anno in particolare, e oltretutto lì ci fu un movimento che poi si caratterizzò con esplosioni rialziste che conosciamo tutti. Infatti, se prendiamo i valori del Bitcoin degli ultimi anni, vediamo che è un progressivo aumento. Stiamo parlando di valori che si aggiravano intorno ai 1000 dollari, oggi invece stiamo parlando di 10 volte di più, attorno ai 10.000 dollari, ma in un contesto poi oltretutto decisamente diverso. Il Bitcoin, quello che si trova ad affrontare proprio in questo periodo, è una prima vera prova, perché comunque si ritrova con mercati azionari che al ribasso, anche se voglio dire quello del Tech, del Nasdaq, ha nuovamente raggiunto i record in questi ultimi giorni, però comunque con un'azione delle banche centrali molto forti. Ma
affrontare proprio una crisi non solo finanziaria ma anche politica, sociale. Perciò ecco, ci troviamo di fronte a un aspetto decisamente diverso a quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni. Ok, allora dopo ci torniamo. Intanto io stavo già mostrando la tua analisi del Bitcoin, Federico, quindi non so se magari vuoi dire qualcos'altro o tornarci dopo, come preferisci. Io l'ho messo per far vedere ovviamente il grafico in presa diretta. Sì, io posso affrontarla anche ora, Allora anzi, vediamolo, dai, ne perfetto, approfitto sì. per invitare a andare sui miei canali social, perché proprio nell'ultima ora ho pubblicato uno studio su quella che è la volatilità degli ultimi 4 anni sul Bitcoin, uno studio che ho fatto in questi ultimi giorni, proprio perché l'attenzione che sta particolarmente crescendo in quest'ultimo periodo è proprio la volatilità che sta scendendo sempre di più, proprio perché sta caratterizzando un movimento da parte dei prezzi del Bitcoin, che nonostante insomma questa noia continua a oscillare sui livelli più alti dell'ultimo anno. Stiamo parlando comunque dei livelli prossimi a 10.000 dollari, perciò questo non bisogna mai dimenticarlo, perché se prendiamo come riferimento, ecco come si può vedere dal grafico, i minimi di marzo e i massimi registrati all'inizio di giugno, e tracciamo quelli che solitamente in analisi tecnica sono gli indicatori più comunemente utilizzati, quelli di ritracciamenti di Fibonacci, osserviamo che quello che sta accadendo negli ultimi 2 mesi evidenzia un ritracciamento che si ferma al 25%. Chi conosce appunto e applica l'analisi tecnica sa bene che un ritracciamento del 25% conferma una tendenza fortemente rialzista, perché fino a che non si ha un ritracciamento del 50%, in questo momento circa equivale a 7.200 dollari, e il trend rimane comunque al rialzo. Anche sotto l'aspetto ciclico, la tendenza rimane rialzista. Ma io quello che appunto dicevo poco fa, invito a fare i confronti di quelli che sono stati i movimenti che poi si sono esplosivi, che sono avvenuti per quanto riguarda la volatilità, perché ecco, oggi nuovamente si aggiornano i record verso il basso della volatilità giornaliera su base mensile, che tocca 1,48, che sono i livelli più bassi dall'aprile del 2019. E in precedenza, nel 2019, così anche nel 2016, quei movimenti così bassi, ristretti di volatilità, poi sono esplosi evidenziando sia a rialzo che a ribasso forti oscillazioni anche da parte dei prezzi. Stiamo parlando di un meno 50 nel 2018 e addirittura un movimento del più 250 proprio nel 2019. Perciò fare molta attenzione a quello che sta avvenendo, anche perché, come diceva poco fa Federico, voglio dire, ci si lamenta se il Bitcoin è volatile, ci si lamenta se il Bitcoin è poco volatile. Bisogna sempre prendere in considerazione quello e contestualizzare quello che sta avvenendo nel determinato periodo. In questo momento il Bitcoin sta appunto lateralizzando con bassa volatilità, però sta comunque lateralizzando sui livelli massimi. Questo poi, che sia consolidamento o distribuzione, lo vedremo nei prossimi giorni, ma fare molta attenzione a quello che avverrà nei prossimi giorni. Adesso nessuno può saperlo, ma comunque l'esplosione di volatilità che sicuramente arriverà. Ok, allora vado adesso da Raul perché insomma l'abbiamo già detto in apertura, adesso andiamo a recuperare anche l'articolo di riferimento su Cryptonomist, ma insomma nelle ultime puntate abbiamo parlato in modo diffuso del contest che ha lanciato proprio la testata Cryptonomist. Esattamente il 7 maggio scorso aveva indetto questo concorso, questo contest per cercare il migliore crypto writer, quindi un giovane giornalista che è esperto di crypto e mondo della blockchain, che in qualche modo desse uno spunto e che attirasse l'attenzione dei lettori. Allora, Raul, tu sei il vincitore, quindi io ti ringrazio per essere con noi. Prima ti chiedo, lascio a te magari introdurti, poi io ho dei piccoli dettagli sul tuo curriculum vitae, ma sei con noi e quindi vale la pena dare la parola a te. Ti chiedo subito, a partire dal tema crypto, quando ti sei avvicinato al mondo cripto e quando hai deciso che in qualche modo avrebbe potuto diventare anche la tua professione, al di là di una passione? Mi sono approcciato a questo mondo all'incirca poco più di un anno fa, quasi, quasi per caso. Avevo scaricato sul telefono un'applicazione di quelle per fare tipo trading online, e utilizzando l'account demo mi sono imbattuto appunto nelle criptovalute, e non conoscendole bene, ho cercato su internet, su YouTube, informazioni a riguardo, e quindi inizialmente
ciò che attira un po' tutti, forse potrebbe essere anche il prezzo molto elevato. Una volta però che ho conosciuto effettivamente cosa c'è dietro, quindi tutta la tecnologia blockchain, tutta la decentralizzazione, lì diciamo quasi mi sono appassionato, innamorato e tutt'oggi continuo a informarmi, a interessarmi sempre di più. Finché poi ho deciso anche a novembre scorso, di approfondire ancora di più questa mia passione con un corso di formazione. Durava all'incirca 3 settimane, il Blockchain Mondaini di BDC Academy, col Sì. quale ho approfondito ancora di più le mie competenze e le mie conoscenze. Devo dire che questo anno ho imparato e scoperto tantissime, tantissime cose, e ho conosciuto anche persone nuove. Ok, allora tu sei uno studente universitario specializzato in energie rinnovabili. Appunto, come hai conosciuto Bitcoin e le criptovalute, ce l'hai appena raccontato. Intanto mostriamo anche, lo stavamo vedendo prima, l'articolo con il quale tu ti sei presentato al contest di Cryptonomist, quello che stiamo vedendo inquadrato, 1972 Pong 2020 Blockchain e giochi, ed è stato letto, io sto andando a recuperare, ecco qua, 2723 volte, cioè ha avuto 2723 visite totali. Ecco, di cosa, insomma, perché hai scelto questo argomento? Raccontacelo un po' in breve. Poi invitiamo naturalmente a tutti, tutti a cliccare su Cryptonomist per andare a leggerlo direttamente. Ho scelto questa domanda perché penso che a molti possa risultare piuttosto ostico questo settore. Parlando magari di videogiochi, quindi una tematica leggermente più facile da comprendere, penso che possa attirare molto, molto più persone, e penso anche che nel futuro una vera adozione di massa possa in qualche modo essere intrapresa anche attraverso questo tipo di settore, quello videoludico. E infatti tutt'oggi tantissime aziende e anche dei partner molto importanti nel settore videoludico tradizionale si stanno approcciando a questo nuovo settore che è in continua evoluzione, e penso che la vera esplosione dovrà ancora avvenire. E quindi questo settore qui della blockchain, unito a quello delle criptovalute e del gaming, possa portare dei grandi vantaggi un po' Ok, chiaramente sì. Allora, insomma, te l'aspettavi? Classica domanda, scusate, non è originale, ma si fa sempre, no? Te l'aspettavi di vincere? No, no, assolutamente no. Mi aspettavo magari di poter essere selezionato tra gli articoli, quelli poi che partecipavano alla parte finale del contest, ma assolutamente no, non mi aspettavo di vincere, ma sono contentissimo sia per la vittoria, ma anche più di più di essere stato selezionato da Cryptonomist come contest. Ok. Federico Izzi, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Noi parliamo spesso, insomma, anche della diffusione delle notizie del settore delle cripto, soprattutto che vengono recepite dai giovani. Poi dopo ovviamente ritorno anche da Raul e chiedo anche questo, però tu che sei un esperto, diciamo, un analista, come vedi il mondo dei giovani in questo momento approcciarsi alle cripto? Leggere l'articolo di Raul positivamente mi ha fatto venire malinconia, perché risale agli anni 70, quando appunto venivano acquistati, comunque si conoscevano i primi personal computer. Stiamo parlando appunto in Italia a fine 70, inizi degli anni 80, e quei periodi io li ho vissuti, perciò l'accostamento che ha fatto Raul mi ci sono molto ritrovato. Penso che infatti gran parte appunto delle letture arrivano da chi bene o male ha la mia età, perché appunto fa questo accostamento con quello che sta accadendo ora nel settore delle criptovalute. Ci sono molti punti in comune, come diceva Raul, quanto avvenuto appunto negli anni 80, 90, ma anche a cavallo del nuovo millennio, e in particolare la funzionalità di internet si è avuta anche l'utilizzo proprio in virtù delle prime applicazioni che erano solamente giochi, gaming. Non si parlava assolutamente di quello che oggi viene utilizzato, né tantomeno di quello che stiamo utilizzando noi, che è appunto la comunicazione audio e video. Lì non era proprio possibile, anche perché
comunque le velocità stiamo parlando di 56k, ora oggi parliamo di 100-200 giga, cioè veramente dimensioni che a suo tempo non erano assolutamente immaginabili. E questi utilizzi, i primi utilizzi da parte di internet, furono appunto attraverso i giochi online, perché bisogna ricordare chi utilizza questo sistema, che poi naturalmente negli anni si evolve, sono proprio appunto chi è più avvezzo con la tecnologia, e perciò sì, si cercavano appunto dei sistemi di collegamento che potevano appunto dare la possibilità alle persone di giocare non più dal vivo tra amici, ma anche collegandosi online. Ci fu un passaggio che richiese diversi anni, perché oltretutto bisogna, ecco, concludo ricordando che all'inizio degli anni 2000, sono solamente 20 anni fa, l'internet commerce, diciamo i negozi online, assolutamente, anzi, davano paura, tant'è, evidenziavano paura, nessuno li utilizzava, tant'è che il primo vero negozio di vendita online, addirittura di cibo per animali, pet.com, fallì quando ancora Amazon non era neanche agli inizi. Questo evidenzia di come poi il passaggio sia a volte molto lento, e ahimè chi non riesce a superare anche le fasi critiche poi naturalmente fallisce. Stiamo parlando appunto del 2003, quando ci fu l'esplosione della bolla, ed ecco il parallelo che io spesso faccio, e mi fa piacere che appunto anche Raul ne ha dato evidenza di come comunque la storia comunque si ripete nel tempo. Assolutamente, intanto Raul, arrivano anche complimenti su YouTube, dove la community delle cripto è sempre molto molto presente e numerosa, e insomma, quindi ti fanno i complimenti. Tra poco magari avremo modo di girarti anche delle domande, però io torno un istante da Federico Tenga, ovviamente se vuole commentare anche lui quanto si stava dicendo fino adesso lascio sempre la domanda aperta, però volevo anticipare anche un'altra notizia da analizzare con te, che riguarda proprio il mondo delle stablecoin, perché il totale delle cripto peggate alle valute legali ha raggiunto i 12 miliardi di dollari, e parliamo di un nuovo record storico. Per far capire, è stata raddoppiata la capitalizzazione da inizio marzo. Mi piacerebbe capire con te, Federico, opportunità e pericoli di questa cosa. Come in tutte le questioni, bisogna guardare un po' i due lati della stessa medaglia. Certo. Sì, allora sicuramente nel corso di quest'anno abbiamo visto una crescita enorme, soprattutto da parte vista di Tether, che insomma era già leader del settore delle criptovalute, insomma ha continuato ad affermarsi. E questo perché una cosa che magari noi in Europa vediamo di meno, ma soprattutto sui mercati asiatici, insomma i volumi in Tether sono enormi, perché appunto magari non hanno una valuta forte, insomma, è accessibile di riferimento, insomma, non hanno un sistema finanziario altrettanto comodo come quello che abbiamo qui in Europa. Quindi lì Tether viene usato, insomma, davvero, è davvero, insomma, il riferimento per tutti quelli che, insomma, che operano in questo settore delle criptovalute, ma non solo. E questo, da un certo punto di vista, insomma, comunque legittima il fatto che la gente cerca una via di fuga dai sistemi di finanza tradizionale, che insomma che comunque hanno un sacco di limiti. Però dall'altro, comunque, insomma, ricordiamoci che tutte queste stablecoin sono comunque per natura centralizzata, perché insomma a partire da Tether, che è quella che ha più successo, comunque c'è dietro una società che tiene tutto il collaterale, e quindi nel momento in cui insomma, cioè, diventa scomodo, perché magari la gente li usa per muovere capitali troppo facilmente, insomma se varie autorità di vigilanza vogliono andare a fermare Tether, la società che c'è dietro, insomma possono farlo con i normali strumenti che hanno a disposizione. Quindi rispetto che le stablecoin possono avere un ruolo nei prossimi anni, soprattutto insomma per portare liquidità al mercato nel breve termine, però sul lungo termine non penso siano sostenibili, o comunque se lo fossero vorrebbe dire che insomma che Bitcoin non serviva davvero, perché insomma si può fare più semplicemente con un sistema centralizzato ottenere vantaggi simili. Però alla fine cioè se quello che fa Tether non riescono a farlo PayPal e gli altri player tradizionali per via delle questioni di compliance, quindi magari adesso queste società di stablecoin sono riusciti a muoversi in maniera molto agile, essendo insomma molto nuove, molto tecnologiche, sono riusciti a ottenere delle cose in più, però insomma a lungo andare
non hanno davvero un vantaggio competitivo evidente rispetto a player tradizionali, quindi si ritroveranno ad avere gli stessi errori. E poi, insomma, man mano mi aspetto Certo. che comunque, insomma, inizieranno a diventare un fenomeno meno evidente nel corso degli anni. Ok, Federico Izzi, do la parola a te su questo per poi rimanere con te su un'altra questione, su un altro punto. Nel 2016 appunto Tether ha consentito l'utilizzo e anche la protezione della volatilità, così poi è accaduto anche nel 2017 delle forti oscillazioni, essendo comunque una stablecoin pegata al dollaro. Come diceva Federico, specialmente in quest'ultimo periodo e anche appunto con la crisi del Covid, si è vista un aumento esponenziale da parte dell'utilizzo del Tether, perché comunque specialmente nel Sud America o comunque nei paesi asiatici, il dollaro risulta ancora come un bene rifugio sotto certi aspetti, e questo ha visto l'aumento appunto anche delle ricoperture in Tether, proprio perché non è possibile da parte di nessuna autorità bloccare questo. E questo era, diciamo, un principale indizio. Bisogna però ricordare che, ecco, negli ultimi giorni un po' quello che ha scosso gli addetti al settore, che comunque conoscono questo settore, è proprio che ci sono state la confisca di alcuni account Tether, così come anche USDC, che è un'altra stablecoin, naturalmente con un peso molto inferiore a quello di Tether, però appunto attraverso una richiesta da parte delle autorità statunitensi sono stati bloccati questi indirizzi, e evidenzia di come ci sia differenza tra stablecoin e poi utilizzo invece di criptovaluta, come ad esempio il Bitcoin, che è assolutamente è impossibile comunque poter bloccare da chiunque. E la differenza è proprio qui. Certo è che comunque sono dei mezzi che danno la possibilità a persone che comunque appunto ancora non hanno fiducia completamente nella criptovaluta, così come nel Bitcoin, di avvicinarsi sempre di più a questo settore, di utilizzarle e poi capire effettivamente quali possono essere le differenze. Come dicevi prima anche con Raul, è proprio la consapevolezza che le persone acquisiscono sempre di più nel tempo. Certo, assolutamente sì. Intanto c'è una domanda per Federico Tenga, quindi torno un istante da lui e poi vado da Raul. Cosa ne pensi di DAI? Allora, sì, DAI si pone come, insomma, alternativa meno centralizzata di Tether, per quanto comunque, insomma, abbia anch'essa alcuni punti di centralizzazione o semicentralizzazione per quanto riguarda il price feed, eccetera. Sì, sono anche, insomma, esperimenti interessanti, però mi sembrano, insomma, cioè, non ci metterei troppi soldi sopra, perché comunque, insomma, ci sono tante cose che possono, insomma, andare storte, perché già solo, insomma, comunque abbiamo già visto in passato che questi smart contract su Ethereum che gestiscono le stablecoin algoritmiche, insomma, possono avere delle vulnerabilità, e quindi, insomma, possono esserci dei rischi nascosti che non sempre si rispecchiano nel prezzo. Quindi, insomma, quindi uno investendo in queste, o nella stablecoin, o insomma nell'aspetto speculativo, insomma, potrebbe esporsi a dei rischi che magari non considera. Motivo per cui anche, insomma, la maggior parte della gente che usa le stablecoin alla fine si affida a soluzioni più classiche, dove c'è una società dietro in qualche modo accountable. Quindi sì, sai che c'è un rischio di controparte, che però, insomma, è un rischio di controparte noto, perché, insomma, che è facile da stimare. Mentre, insomma, queste stablecoin algoritmiche hanno dietro tutta una serie di complessità che creano dei rischi che sono anche difficili da stimare, quindi anche per un utilizzatore, insomma, risultano Certo, meno appealing spesso. un po' più macchinose, esatto, meno attrattive. Allora, Raul, a parte che c'è chi dice fate parlare Raul, quindi devo tornare a te per forza, ma l'avrei fatto proprio subito perché abbiamo lasciato in sospeso anche un'altra domanda che poi è quella che ho rivolto a Federico Izzi. Intanto posso chiederti quanti anni hai, no? Certo, ho 22 anni, ne farò 23 quest'anno a Ok, novembre. ecco, quindi visto la tua giovane età. Torniamo alla domanda di prima. Come vedi il mondo dei giovani, nell'approccio alle cripto, al mondo cripto? Cioè, noti,
interesse, c'è curiosità, c'è anche voglia di formarsi in merito, insomma, tanto per non far sì che sia solo una moda del momento o un interesse passeggero. Allora, dal mio punto di vista, moltissime persone della mia età sono molto affascinate, molto anche incuriosite da Bitcoin e dalle criptovalute. Diciamo che ci sono alcune barriere all'ingresso, molti, ossia che non è sempre semplice spiegare alcuni concetti molto difficili alle volte. Forse un altro problema è che spesso ricevo a volte, ad esempio, dei messaggi di alcuni amici o conoscenti che mi mandano dei link o degli articoli riguardanti alcune truffe. Quindi penso che tutte queste truffe che ci sono in giro possono in qualche modo destabilizzare un po' il tutto e fare un po' di brutta pubblicità a Bitcoin. Però penso che la mia generazione comunque sia quella tra tutte quante più partecipe o comunque più interessata riguardo a Bitcoin e criptovalute. Ecco, visto che tu sei anche specializzato in energie rinnovabili, anche questo è un tema insomma, di cui si parla spesso, che forse si segue meno spesso invece di quello che si dovrebbe, però che credo possa diventare veramente un must per le nuove generazioni. Ecco, tu sei sempre stato appassionato di questo e come vedi anche il rapporto con il tema delle energie rinnovabili? Beh, su questo ci sarebbe da parlare molto, poiché in questo momento il tema delle energie rinnovabili è molto d'attualità, ci sono tantissimi anche in questo momento molti incentivi sull'utilizzo di queste nuove energie. Certo. E per quanto riguarda Bitcoin e il consumo che ne fa, non E infatti, saprei, guarda, chiaramente. c'è anche una domanda. Cosa ne pensi appunto del consumo energetico di Bitcoin che era arrivato? Volevo proprio arrivare lì, prego, ma lo stavi già anticipando tu. Sì. Penso che comunque la maggior parte dell'elettricità utilizzata per fare mining venga sì, da zone in cui l'elettricità costa molto poco ed è ricavata quasi sicuramente da energie rinnovabili, penso. Sì. E sicuramente con il passare del tempo verranno sempre utilizzate sempre di più. Ok, certo, quello insomma ce lo auguriamo anche. Federico, peraltro tu, se non ricordo male, recentemente hai fatto un post sui social sul consumo energetico. Sì, esattamente. Domenica appunto, ho pubblicato un post dove facevo notare come il consumo energetico mondiale stimato a livello annuale sul Bitcoin sia sceso in queste ultime settimane ai livelli dello scorso anno, dopo aver toccato i picchi proprio a cavallo con l'halving, quando si raggiunse comunque i record, oltretutto quelli di questi ultimi giorni dell'hash rate, così come della difficoltà. È stato un po' provocatorio anche perché, come diceva Raul, gli studi in merito a questo sono un po' controversi, anche perché non è possibile effettivamente stimare quale sia il consumo e fare un parallelo, ad esempio, con il consumo di tutt'altra tecnologia. Io voglio solo ricordare questo, come diceva Raul, oltretutto, il Bitcoin, almeno da quello che si legge, quello che viene diffuso, ci sono delle regioni anche in Cina dove iniziano a utilizzare appunto l'energia rinnovabile, l'energia verde così indicata, perciò non solamente quella che proviene appunto dalla lavorazione del carbone, ma sempre facendo e prendendo come riferimento quelli che sono i parallelismi di quanto avvenuto negli anni precedenti, anche attraverso appunto la prima esplosione di internet, l'utilizzo poco dopo il 2000. E tra il 2005 e il 2010 iniziò un massiccio utilizzo appunto agli albori da parte di YouTube, così come anche di Google veniva utilizzata così, ci fu questa esplosione e molti iniziarono a preoccuparsi, tant'è che i container dove tenevano appunto stoccati tutti gli hard disk di Google e poi successivamente di YouTube, in molti si preoccuparono perché il consumo energetico che veniva fatto da YouTube, se cresceva
cresceva in quella maniera così esponenziale avrebbe provocato dei problemi a livello mondiale proprio del consumo energetico. Sappiamo benissimo che poi dopo l'evoluzione e il progresso proprio a livello elettronico porta a scoprire sempre prodotti, tecnologia che consuma di meno, e questo sta avvenendo anche per quanto riguarda le macchine mining del Bitcoin. Infatti, se prendiamo come riferimento gli ultimi 5 o comunque anche gli ultimi 3 anni, notiamo che le macchine che producono appunto il mining del Bitcoin, che permettono la produzione di nuovi Bitcoin, stanno consumando sempre meno energia. Perciò questo comunque sì, è un pericolo se dovesse rimanere su queste basi, ma come sappiamo poi la tecnologia evolve e di conseguenza anche il cosiddetto hardware. Assolutamente, assolutamente sì. Allora Federico, io resto, visto che stavamo guardando anche i tuoi grafici, resterei ancora un istante da te, perché vorrei andare a vedere, perché me l'hanno chiesto, Ethereum, e poi un istante ancora parlare della correlazione con l'oro, perché è un tema che ci portiamo avanti di settimana in settimana, quindi non volevo lasciarlo in sospeso. Quindi vediamo Ethereum, va bene per te? Hai chiesto a me? Sì, ecco, infatti okay. Dicevo, temo che Federico non mi sia da Ethereum. Andiamo a vedere l'analisi di Ethereum che mi è stata chiesta anche da un amico che ci segue. Ethereum, a differenza del Bitcoin, si sta dimostrando un po' più tonico anche per quanto riguarda i movimenti. Se prendiamo come riferimento i livelli di apertura di inizio anno, addirittura le performance di Ethereum quasi doppiano quelle del Bitcoin. Questo può essere un po' quelli che sono i riflessi in parte, anche perché comunque Ethereum è sempre più la cripto più collateralizzata appunto nel settore DeFi, ma come appunto andando poi nel dettaglio stanno prendendo sempre più utilizzo anche altre forme di tokenizzazione, così come lo stesso Bitcoin. Ma sotto l'aspetto grafico si può osservare appunto come Ethereum stia oscillando in questi ultimi giorni proprio a ridosso dei massimi toccati all'inizio di giugno. Sto parlando di area $250, ma non solo, questo si riscontra anche per quanto riguarda l'utilizzo, comunque la forma di derivati su Ethereum da parte delle opzioni. Infatti, se il Bitcoin dai massimi dell'open interest di giugno poi è crollato e ora comunque sta nuovamente riprendendo a scambiare volumi per quanto riguarda i derivati in opzioni, Ethereum proprio in questi ultimi, ieri addirittura ha sfiorato in scambi in open interest, perciò le opzioni rimaste aperte overnight proprio i massimi di giugno. Evidenzia di come e gli operatori professionisti stanno appunto sempre più anche utilizzando gli strumenti derivati su Ethereum. Bisogna ricordare che a differenza del Bitcoin, Ethereum scambia derivati sui broker cosiddetti OTC, perciò comunque il CME ancora non scambia derivati su Ethereum, però comunque anche attraverso recenti comunicati o comunque interviste ha fatto trapelare che stanno osservando Ethereum proprio per lanciare gli strumenti derivati. Però rimanendo in ambito tecnico, appunto Ethereum sta dando dimostrazione più forte riguardo al Bitcoin, sempre considerato che, come ho detto prima, voglio dire, le oscillazioni del Bitcoin sopra area 9.000 comunque al momento dimostrano forza. D'accordo, allora Federico Tenga, dobbiamo piano piano avviarci poi alle conclusioni, però voglio chiedere un'altra cosa a te rispetto a Wasabi, il wallet che garantisce l'assoluto anonimato delle transazioni Bitcoin. Ne abbiamo parlato anche qui in altre puntate, so che, questa è la notizia invece di oggi, è sotto osservazione dell'Europol ed è stato scritto anche un pezzo su Cryptonomist, adesso andiamo a vedere, però raccontaci un po' tu la situazione, Federico. Sì, certo, allora circa ormai qualche settimana fa è uscito questo report dell'Europol in cui insomma faceva un'analisi un po' su tutte queste strumenti di privacy su Bitcoin, quindi insomma che problemi stanno affrontando loro nel tracciare attività insomma di transazione Bitcoin sulla blockchain usando i vari insomma strumenti che hanno a disposizione, e faceva notare che insomma ad oggi insomma tutto ciò che riguarda CoinJoin e le transazioni con Wasabi per loro insomma non hanno, se fatte bene insomma, perché uno poi può fare anche errori nell'utilizzo degli strumenti corretti, se usate bene
loro ad oggi non sono in grado di, insomma, di de-anonimizzare le transazioni, che da un lato risulta una sorta di endorsement a questi strumenti, nel senso che seppure quelli che, insomma, che il loro lavoro è andare a cercare di de-anonimizzare ciò che avviene sulla blockchain, ammettono che non riescono a farlo, quindi di fatto è un endorsement per chi vuole privacy, quindi insomma per chi vuole utilizzare questi strumenti per aumentare la confidenzialità della propria vita finanziaria. Dall'altro, Certo. però, insomma, vuol dire anche che è un po' sotto il loro radar, quindi insomma, cosa che vabbè era ovvia in realtà, insomma, cioè, queste agenzie questo fanno di lavoro, quindi per forza mappano insomma l'ecosistema e tengono queste cose sotto il loro radar. Però insomma è stato dichiarato pubblicamente che questo è sotto il loro radar, quindi potrebbe essere un problema per la società che si occupa dello sviluppo di WhatsApp, perché insomma potrebbero magari andargli a bussare la porta, cercare di cessare la loro operatività. Questo però insomma non andrebbe a intaccare più di tanto l'utilizzo di Wasabi Wallet, perché Wasabi Wallet di fatto funziona che c'è, vabbè, il client open source e il server open source. Ora, il server principale è gestito da questa società, però chiunque può creare il clone del server di Wasabi e offrire lo stesso identico servizio, quindi anche qualora decidessero di andare dalla società dietro Wasabi e obbligarli a cessare l'operatività, altre persone possono prendere il codice, copiarlo, ricreare lo stesso servizio, magari appunto senza, magari stando in giurisdizione, mettendo la sede legale in giurisdizioni più favorevoli, oppure non palesando insomma nessuna società, nessuna identità reale dietro, quindi insomma si potrebbe continuare ad usufruire e offrire il servizio in maniera anonima, che insomma che è una cosa che prima o poi succederà, insomma, anche gli sviluppatori di TrueWasabi, insomma, Ok. se lo aspettano sul lungo termine. Ok, perfetto. Allora Federico, quindi questa correlazione con l'oro esiste o è solo un'illusione? Ma direi entrambe, più che altro è un aspetto temporaneo. Se si può far vedere appunto il grafico dove Certo. ho evidenziato la correlazione realizzata tra, appunto, facendo come riferimento e prendendo come riferimento il Bitcoin, perciò non è una correlazione tra oro e S&P 500, l'indice azionario statunitense, ma prendendo come riferimento sempre il benchmark Bitcoin, si può osservare come ci sia stata sempre un'inversione, anzi una decorrelazione proprio tra i movimenti del Bitcoin e quelli dell'oro e dell'S&P 500. Infatti, nei punti, poi andremo a vedere casomai la prossima volta, 1, 2, 3, 4 che ho evidenziato, si vede appunto i minimi di correlazione con l'S&P 500 nella parte inferiore e i top invece dove appunto i movimenti erano molto più correlati all'oro. E arrivando in particolare a quello che sta avvenendo da inizio di luglio sino a venerdì scorso, per la precisione, è stata proprio una correlazione del Bitcoin sia con il Gold sia con l'S&P 500. Perché è venuto a mancare da venerdì? Perché stiamo osservando di come gli indici azionari statunitensi, proprio in queste, in particolare nella giornata di ieri, hanno messo la retromarcia e un movimento ribassista, mentre invece il Bitcoin, come abbiamo visto, è comunque rimasto laterale. Certo, questi ultimi 2 mesi sono poco attendibili, proprio perché c'è il Bitcoin che sta lateralizzando oramai nella fascia 9.000-10.000 dollari, però comunque mette evidenza come il Bitcoin non sia poi effettivamente correlato a nessun asset. C'è da dire però, ecco, dal punto 3 si può notare come nella parte bassa la correlazione tra Bitcoin e S&P 500 sia cresciuta, arrivando addirittura la scorsa settimana a raggiungere un livello percentuale dell'80%. Vuol dire che 8 volte su 10 i movimenti del Bitcoin hanno evidenziato una correlazione con l'S&P 500, mentre invece con l'oro si può osservare, appunto, sempre dal punto 3, come in particolare fino alla fine di maggio sia poi effettivamente crollata, evidenziando come il movimento del Bitcoin era
decisamente opposto a quello dell'oro. L'oro che negli ultimi, nella scorsa settimana ha toccato i massimi degli ultimi 9 anni, il Bitcoin è ancora sotto i massimi del 2019, poco sotto perché lo scorso anno appunto ad aprile raggiunse, sfiorò i $14,000, mentre invece oggi stiamo parlando appunto di oscillazioni sotto i 10,000. Però sono comunque dei movimenti da seguire, però la base statistica vuole una correlazione che dura nel tempo, e nel tempo, se andiamo a osservare poi la correlazione su base annua, osserviamo che quella del Bitcoin con sia l'S&P 500 che con l'oro è veramente molto bassa. Ok, ok. Allora, noi siamo praticamente in chiusura. Federico Tenga, in realtà con te volevo affrontare un altro tema, parlando di Lightning Network, perché continua anche la crescita della seconda layer sviluppata su Bitcoin, con circa 990 Bitcoin depositati. Ti chiedo solo in chiusura come procede lo sviluppo, almeno così non la, magari poi la approfondiamo un'altra volta, però anche questa era una notizia da mettere in rilievo. No, beh, certo, sicuramente l'ecosistema, insomma, pian piano sta crescendo in maniera organica, al di là, insomma, dei Bitcoin bloccati, anche se lo guardiamo a livello degli applicativi, dei wallet per usarli, stanno diventando sempre più user friendly, pian piano ci sono sempre più strumenti per migliorare l'usabilità e l'utilizzo di Lightning Network. Fatto è che magari altri si aspettavano una crescita più esplosiva, perché insomma c'era stato molto hype attorno a Lightning Network, invece sta crescendo in maniera, insomma, graduale, organica, forse anche un po' più salutare. Questo perché? Perché comunque ad oggi, insomma, il costo di una transazione Bitcoin su blockchain è ancora, insomma, relativamente basso, almeno per la maggior parte degli use case è ancora accettabile. E questo anche perché comunque in realtà i wallet Bitcoin sono migliorati molto rispetto al 2017, quando c'erano le fee a $30. Se ci si ritrovasse ad avere fee molto alte, allora a quel punto si potrebbe davvero, insomma, vedere un'esplosione dell'utilizzo di Lightning Network in maniera anche esponenziale. Ok, e invece Federico Izzi, un'altra cosa che volevo far vedere, che abbiamo, aspettate che adesso lo prendiamo dalla mail. Comunque c'è un sondaggio che Cryptonomist ha lanciato, oggi abbiamo dato il nome del vincitore del contest, in realtà abbiamo anche un sondaggio. Di cosa si tratta? È relativo peraltro a uno dei temi che abbiamo toccato durante la puntata. Eh sì, Cryptonomist appunto cerca di capire anche quelli che sono gli interessi, come si muovono gli interessi da parte dei lettori, dando risalto agli argomenti, alle notizie che appunto possono interessare di più, e sta riscontrando di come la DeFi, la finanza decentralizzata, attira sempre più attenzione. Proprio in merito a questo, anzi, mi voglio collegare a quanto stava dicendo poco fa Federico, quello che si sa, e in particolare in questi ultimi 2 mesi è un'esplosione di l'utilizzo da parte del Bitcoin. Alcuni stanno hanno analizzato, hanno indicato di come il particolare movimento da parte del Bitcoin in queste ultime settimane, che rimane comunque a ridosso dei massimi, sia anche dovuto grazie all'utilizzo della tokenizzazione del Bitcoin sulla su altre reti di blockchain, in primis quella di Ethereum. E, prendo spunto anche per ricordare di come è stato detto qualche settimana fa, del lavoro, il grosso lavoro che viene fatto anche attraverso altri sviluppi, altri protocolli, così come, ecco, la tokenizzazione di alcuni asset, anche di Bitcoin da parte di Bitokens, che dà l'opportunità proprio di della interoperabilità tra le varie blockchain. Questo è un discorso che poi, vabbè, affronteremo poi nelle prossime volte, ma di come cerca un utilizzo ancora più veloce di quello che ad esempio, ecco, può avvenire direttamente su alcune reti, anche quella del Bitcoin, che a volte richiedono più tempo. Certo. Altri argomenti da parte dei lettori sono appunto di dare maggiore risalto a quella che è l'aspetto educational, e poi naturalmente, ma questo anche se non lo faccio io personalmente, ma Cryptonomist lo fa settimanalmente, l'abbiamo visto appunto la scorsa settimana, dei video proprio per dare maggiore educazione e chiarire anche alcuni aspetti che in rete spesso non si riescono a chiarire. Certo, assolutamente sì. Peraltro leggevo che
Per chi volesse partecipare, il sondaggio è anonimo, senza registrazione, quindi insomma potete farlo in tutta tranquillità, sia in italiano che in inglese. Vedete, ci sono le due opzioni, quindi basta andare sul sito di Cryptonomist. Dunque Raul, quindi insomma adesso il tuo obiettivo è diventare giornalista, professionista o cosa? Ma sicuramente sarebbe bello e interessante. Spero comunque di riuscire a trovare un lavoro, comunque di interfacciarmi sempre sempre di più a questo settore che ho scoperto da poco più di un anno, ma sono veramente super eccitato e interessato all'idea di lavorare in questo settore. Ottimo. E perché no? Anche come giornalista andrebbe benissimo. Sì, per scriverlo, esatto, tu impari e poi informi noi, almeno così possiamo essere sempre, sempre sul pezzo. Beh, Federico Tenga, insomma, Federico è un esempio di entusiasmo rispetto a questo settore. Che consigli vuoi dare in ultima battuta a Raul? No, beh, il consiglio che do a tutti è sempre quello, insomma, di cercare sempre di scendere sempre più in profondità su questi argomenti, di non farsi magari spaventare dalle complessità tecniche, perché è una cosa su cui mi ci sono scontrato anch'io. Io non avevo un background tecnico, ma comunque insomma ho cercato di approfondire sempre più la comprensione, che è una cosa che vedo che molti nel settore magari hanno imparato un po' di cose un po' di anni fa e poi non hanno più continuato il loro percorso di apprendimento. Quindi la cosa che consiglio sempre a tutti è cercare, insomma, sempre di scendere più in profondità possibile e non accontentarsi mai del livello di competenze acquisito finora. Va bene, invece Federico Izzi, come vedi, la tua parola chiave, anzi l'espressione chiave della puntata non si associa ai due, a Federico e a Raul, c'è cioè il bello addormentato, sono tutto tranne che addormentati. Quindi insomma. No, ma voglio dire, appena l'ho indicata, subito Federico Tenga ha dato la soluzione, perché mi riferivo appunto a Certo. bassa volatilità del Bitcoin. Io Chiaro. concludo solamente dicendo che, ecco, oggi abbiamo avuto tre generazioni: la mia generazione X, poi Federico Millennial e Raul generazione Z, perciò abbiamo racchiuso in un'ora circa 40 anni di generazioni e obiettivi comuni comunque. E io faccio appunto i complimenti a Raul, ma a Federico non li faccio più, perché ogni volta che lo vedo faccio i complimenti per quello che ha fatto e sta facendo continuamente anche attraverso i suoi progetti. E perciò vedremo poi quella che sarà l'evoluzione nei prossimi anni anche. Certo, assolutamente, solo a me tu non fai complimenti comunque, guarda, chiudo così oggi. Vedi che chi taccia acconsente, Sì, appunto, ecco, stavo dicendo. No, chi taccia acconsente che è vero quello che dico, attenzione, non stavo facendo un passo indietro rispetto a quello che ho detto. No, beh, voglio dire, complimenti a te ogni settimana, anche perché grazie a questo Dai, spazio sto comunque. scherzando. Sai perché ti ho detto questa cosa? Perché mi sono accorta di non averti messo in difficoltà in nessun modo durante la puntata e allora volevo cercare di rifarmi in ultima battuta, ma ci mancherebbe. Oramai ci ho Comunque, fatto l'abitudine, perciò oramai appunto. sono pronto a ogni domanda. va bene. Allora, Federico Izzi, ci ritroviamo la settimana prossima con Crypto Focus. Ricordiamo sempre l'appuntamento delle 11. Poi io e te ci sentiamo anche venerdì mattina per la parte conclusiva della settimana sulle cripto. Quindi grazie per essere stato con me. Saluto e ringrazio anche Federico Tenga, che spero di rivedere al più presto. E ringrazio anche Raul Giuseli, al quale vanno tutti i miei complimenti, anche quelli dei nostri telespettatori, augurandomi di leggerti spesso su Cryptonomist. Grazie mille, speriamo. Ecco, grazie a tutti e tre, è stata un'ottima e bella puntata, come sempre. Grazie e buona giornata, a presto. Va Arrivederci. bene, allora intanto un paio di notizie prima di salutarvi. Alle 22 ci sarà il Consiglio dei Ministri su autostrade. Inizialmente, guardate, ve lo faccio vedere anche dal sito dell'ANSA che carichiamo. Inizialmente doveva essere alle 11, appunto, invece poi è stato spostato. Ma già questa mattina si era data la notizia di un possibile slittamento, quindi sarà stasera. Il Movimento 5 Stelle dice serve una scelta politica e naturalmente con l'obiettivo di difendere le aziende. Ricordiamo che il Colle sta seguendo la vicenda proprio all'interno
del governo, chiaramente perché ci sono dei punti che mettono in combutta, per così dire, le due parti politiche di maggioranza, quindi il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Andiamo a vedere velocemente l'andamento dell'Europa. Oggi i mercati sono sicuramente più interlocutori. Guardate, il DAX cede l'1,40%, l'Ibex di Madrid l'1,20%. E abbiamo il CAC di Parigi che cede l'1,60 e andando a vedere quali sono i rialzi e i ribassi del nostro indice italiano che cede lo 0,86, abbiamo Atlantia che invece oggi è tra i titoli con un maggior rialzo, 2,38 in questo momento, Banco BPM 2,07, Mediobanca 1,73, male invece STM meno 4,49, Nexi meno 2,91, Ferrari meno 2,81. Noi ci salutiamo in questo modo oggi. Intanto vi ricordo il live con i mercati da partire dalle 14:30 con la parte international, quindi in lingua inglese, e poi la parte in italiana fino alla chiusura dei mercati con Alexandra Georgieva. Adesso tutti i nostri approfondimenti, focus, interviste a partire da una delle novità che abbiamo inserito in palinsesto, che potete ritrovare anche sulla nostra pagina YouTube, le pillole formative e informative di Le Fonti TV, quindi in una manciata di minuti delle spiegazioni su notizie base e non solo dell'economia. Oggi, subito dopo la pubblicità, vi parliamo del debito pubblico perché l'agenzia di rating Fitch ha confermato l'outlook per il nostro paese, ma ha sottolineato come uno dei problemi atavici dell'Italia è il debito pubblico altissimo. E allora, con Giancarlo Marcotti, economista di Finanza in Chiaro, cerchiamo di capire perché non riusciamo a uscire da questo inghippo, perché non riusciamo a ridurre il debito italiano. Questo e poi naturalmente altri approfondimenti per poi ritrovarci live sui mercati. Grazie, io e voi ci vediamo domani mattina alle 9. Seguite Le Fonti TV e grazie perché ieri eravate tantissimi e vi siete collegati tantissimo, tantissimi con noi. A presto.